L'associazione, come sempre, dopo i tragici incidenti che ci sono stati negli ultimi giorni, si è spesa per sensibilizzare quanto più possibile le istituzioni affinché intervengano sulla cosiddetta strada della morte. In particolare, per quanto riguarda l'incidente di Villa Piana, lei ha parlato di uno spartitraffico che, qualora ci fosse stato, avrebbe potuto evitare l'incidente. Se avessimo avuto la strada a quattro corsie con spartitraffico centrale, certamente il bilancio sarebbe stato minore rispetto a quello di ieri, così come se avessimo avuto dei lavori in corso già avviati, perché probabilmente lì ci sarebbero stati dei lavori e si doveva andare piano. Lei in particolare ha scritto un messaggio al governatore Oliverio. Gli ho scritto che rispetto a quello che sta accadendo sulla 106, noi, nessuno escluso, siamo responsabili morali di quello che accade. Devo dire anche che il Presidente nel pomeriggio di ieri mi ha telefonato, abbiamo avuto una lunga conversazione nella quale insomma ci siamo pure un po' chiariti, l'intento è quello nelle prossime settimane di riuscire a fare qualcosa in comune. Tiziana Bagnato per la CNews 24.